Si premia il lavoro, la resilienza, si premia anche l'innovazione, l'imprenditoria giovanile e quella femminile. Insomma, si celebra il lavoro qui in Fortezza, appunto alla serata di premio Fedeltà al Lavoro della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Premiare appunto non solo l'innovazione che ovviamente portano nel mondo e che rappresentano la capacità di internazionalizzare le proprie attività e quella ovviamente anche di tradizionalità del lavoro che ovviamente portano, come dicevo, tutti i giorni, non è così scontato. E una volta all'anno mettere insieme il territorio con queste anche passioni, oltre che competenze, capacità, resistenza e resilienza per affrontare momenti davvero difficili, anche quelli recentissimi che abbiamo superato, come dicevo, non è così scontato e ogni anno davvero le imprese, i loro dipendenti, le loro famiglie partecipano con grande entusiasmo a questa serata, a questa iniziativa. Sono aziende che vantano in questo momento una durata notevole, oltre 20 anni di attività ininterrotta, che è un traguardo importante. Poi c'è tanta imprenditoria anche giovanile, femminile, che è caratterizzata anche questa da iniziative, innovazioni di processo e di prodotto, e c'è un settore proprio anche di premio dedicato alla digitalizzazione, all'industria 4.0, che ci rende particolarmente orgogliosi perché ci sono aziende importanti che si contraddistinguono anche nel panorama nazionale in questo settore. Sì, grazie a chi ha pensato di offrire, di dare al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo il premio per l'innovazione tecnologica. Effettivamente un po' di innovazione l'abbiamo fatta, cito tre aspetti. Uno, la cartella clinica completamente digitale, da noi non c'è più la carta, tutto, comprese le firme dei pazienti sui consensi informati, sono fatti sulle tavolette grafometriche come in banca. Poi la digitalizzazione comporta non solo gli aspetti interessanti della cartella clinica, ma tutto l'ingresso in sala operatoria dei pazienti, la loro registrazione, il tempo che passano in sala operatoria, il tempo che ci mettono le persone addette a ripulire, a sanificare la sala operatoria dopo gli interventi, eccetera. L'intelligenza artificiale, cioè dei sistemi che imparano da soli. Faccio un esempio, uno dei problemi di tutti gli ospedali del mondo sono le cadute delle persone normalmente anziane che avvengono di solito dopo un intervento chirurgico. Beh, noi abbiamo un sistema elaborato con Saima, che è un'altra azienda di Arezzo, come molti sapranno, che avverte il paziente quando dovesse inavvertitamente, perché stordito dall'intervento, alzarsi la notte senza avere un adeguato supporto, di fermarsi. Ha parlato di intelligenza artificiale, forse proprio in sanità è uno degli impieghi più utili, piuttosto che scrivere un saggio, insomma, di fisica o di, sì, o di filosofia. Noi stiamo muovendo i primi passi, come del resto tutto il mondo, in questo settore quasi inesplorato. I primi passi che stiamo muovendo sono confortanti, un dato su tutti. Abbiamo visto, sono 2-3 anni che utilizziamo questi sistemi nuovi, abbiamo visto un netto calo delle richieste di risarcimento danni, che per fortuna erano già poche in precedenza e adesso sono ancora meno.